Eccoci qui ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Oggi faremo il test del nuovo aggiornamento dell'app DJI Fly, la versione 1.2.8 con il nostro DJI Mini 3 usando l'RCN1 con il mio iPhone, con il mio dispositivo iOS 14 Pro Max. E niente, ci sono alcune novità che ora vedremo. Per il Mini 3 poca roba, però comunque testeremo questo nuovo aggiornamento e vedremo insieme come andrà. Quindi niente, a questo punto ci prepariamo. Io vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube e anche al mio gruppo Facebook che ho creato per quanto riguarda il Mini 2, il Mini 3 e il Mavic 3 e anche il Mini 4. Se volete iscrivere, qui sotto trovate il link in descrizione. Ma ora non perdiamo tempo ed iniziamo. Vai! Ecco, siamo passati ora alla registrazione schermo. Come potete vedere c'è questa nuova interfaccia che ci fa selezionare anche la dimensione dei caratteri. Ora noi lasciamo standard, logicamente, e vi faccio vedere che siamo precisamente all'ultima versione, la 1.12.8. Allora, perfetto, a questo punto non ci resta che armare i motori e provare come funziona, come va. Take off. Home point updated. Allora, siamo appena decollati, siamo in modalità normal. Ora andiamo anche sul menu a vedere se c'è qualche cosa di nuovo per quanto riguarda il Mini 3, logicamente, versione non pro. Allora, sicurezza, comandi, fotocamera, trasmissione, informazioni, informazioni avanzate. No, per il Mini 3 dovrebbe essere all'incirca tutto come prima. Comunque, niente. Comunque, continuiamo il nostro test. Ci alziamo di quota. Facciamo un piccolo range test della distanza. Ed ora va tutto bene, molto fluido. Vedete? Ci sono dei nuovi loghi che indicano anche, vedete, l'altezza e tutto quanto. Ora noi ci alziamo un po' più alti perché ci abbiamo le colline ed è un casino. Ci siamo più alti di 120 metri. Comunque arriviamo al chilometro e vediamo un attimo la portata. Anche se ho le colline che mi ostacolano un po' il segnale, comunque arriviamo al solito chilometro e vediamo, insomma, se è tutto a posto per quanto riguarda la portata del segnale. Comunque molto fluido su iPhone. Ecco, siamo quasi al chilometro, bene. Possiamo lasciare i comandi. Vedete che è tutto a posto, molto fluido. Buttiamo tutto giù il gimbal a 90 gradi. E poi tutto su. A 60. Perfetto.
Andiamo a vedere anche. Allora, le impostazioni video è sempre le solite. Siamo, arriva fino a 4K in HDR a 30 fps e in 2.7 a 60. Per quanto riguarda le foto, vediamo se è cambiato qualcosa. Foto 4 terzi e 16 noni. Allora, vediamo se a 48 megapixel abbiamo anche il 16 noni. No, sempre 4 terzi. Invece la versione Pro arriva anche a 48 megapixel a fare foto in 16 noni. Comunque, vabbè, dettagli. Rimettiamo il video. Perfetto. Andiamo in avanti. Proviamo cine mode. Il drone va molto dritto. E poi sport. E ci indica il segnale debole. Vabbè. Vedete, arriva quasi a 60 km orari. Comunque l'aggiornamento funziona molto bene, secondo me. Lo potete tranquillamente scaricare. Proviamo a fare, ecco, un altro test di direzionale, ma il drone va molto dritto. Vedete, comunque ci sono. Ora va un po' a scatti perché logicamente, ecco, ho perso il segnale, ma sono parecchio lontano, quindi aspettiamo che lo riprenda. Andiamo un po'. Ecco, perfetto. Siamo in RTH, vedete che il drone ora si può anche ruotare con quest'ultimo aggiornamento, vedete? Prima non si ruotava. Comunque niente, il test è concluso a questo punto perché c'ho anche poca batteria, funziona molto bene. Io niente, vi invito a scaricarlo e poi faremo altri test anche con Android. Io comunque vi ringrazio per la visione, mi raccomando seguitemi sempre sul canale e noi ci vediamo presto ai prossimi video. Un saluto a tutti.